E questa vicenda è solo l'ultima tra i tanti temi su cui si è sviluppata e diffusa una certa narrazione pubblica che vorrei riprendere rapidamente per ribadire la mia posizione, ma soprattutto la verità dei fatti. Sin dall'inizio dell'emergenza si è detto che la Lombardia era la regione al mondo con la maggior diffusione del virus e certamente una rilettura retrospettiva di certi dati sanitari ci ha fatto scoprire che fin da gennaio erano probabilmente attivi nel nostro territorio tre ceppi diversi. Si vedano i diversi casi di polmoniti acute registrati in quel periodo. Studi di istituzioni sanitarie autorevoli, come l'ospedale Niniguarda o il San Matteo di Pavia, hanno infatti dimostrato come sulla Lombardia si sia scatenata una vera e propria pioggia di meteoriti che ha assicurato una diffusione ampia e rapida del contagio. Studi più recenti, come quello dell'Università Vita Salute San Raffaele, dimostrano anche che, confrontando i dati di 9 grandi ambiti metropolitani occidentali, Île-de-France, Greater London, Catalogna, Stato di New York, la Lombardia è assolutamente nella media, è al quinto posto per quanto riguarda i tassi cumulativi standardizzati di mortalità a 70 giorni dall'inizio dell'epidemia. Ciò dimostra che queste aree metropolitane regionali sono state, per le loro stesse caratteristiche, le aree del mondo più massacrate dal virus in virtù della concentrazione demografica, del dinamismo economico e sociale che portano con sé una forte mobilità dei cittadini e delle merci e straordinarie relazioni sociali ed economiche. Questa tragedia ha messo in discussione non solo le nostre abitudini, ma gli stessi paradigmi sociali che credevamo immutabili. Ora dobbiamo imparare velocemente da queste drammatiche vicende per ritrovare la forza e lo slancio per tornare ad essere insieme una comunità che guarda avanti e riprende il cammino. Il rapporto dell'Istat sulla mortalità nel primo quadrimestre del 2020 dimostra come purtroppo l'eccesso di morti colpisce allo stesso modo le province lombarde e quelle emiliane confinanti. Nella provincia di Piacenza il tasso di mortalità standardizzato per 100.000 è stato di 240,8. Pressoché identico a quello della provincia di Cremona, che è stato di 242,6. Nella provincia di Parma il tasso di mortalità standardizzato per 100.000 è stato del 133,6, molto simile a quello della provincia di Mantova, che è stato di 120,2%. Perché dunque solo il sistema sanitario lombardo viene messo alla berlina? Una regione densamente abitata, fortemente dinamica, con altissimi numeri di spostamento intra ed extra regione, con una popolazione di età avanzata, forse un merito non sempre riconosciuto del nostro sistema sociosanitario. Questi sono i fattori oggettivi e non paragonabili alle situazioni di altre regioni che hanno causato una così rapida ed ampia diffusione del virus.